Come promesso ragazzi, ho cambiato il colore degli abiti, anche se un colore molto simile a quello di prima. È tipo rosso toscano, una cosa del genere. Hanno pagato circa 600 fiorini, come buttare via soldi. E adesso abbiamo questo terzo ricordo qui, che è la caserma di Bartolomeo d'Alviano, celeberrimo personaggio. Vediamo cosa vuole. Ma ragazzi, sempre missioni di sera qua. Ezio auditore! Entra, entra! Altrimenti t'ammazzo! Bartolomeo! Aspetta qui, ti presento mia moglie! Pantasilea! 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 Io voglia! Ah, la faccia di Pantasilea! Oh! Lieta di conoscervi. Incantato, davvero. Ora parliamo di guerra. E pace. La battaglia con i francesi. Bene, riusciamo a tenergli testa. Machiavelli aveva dipinto un quadro più fosco. Ah, lo conosci, Niccolò. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non aveva la faccia tanto disperata l'NPC. Ezio, vengo subito al punto. Lo scontro non sta andando bene. Siamo stati attaccati su entrambi i fronti, i Borgia da una parte, i francesi dall'altra. Tuttavia, la posizione dei Borgia è debole. Se riusciste a sconfiggerli, noi potremmo concentrare le forze sui francesi. Forse so come aiutarvi. Grazie di esservi confidata con me, Madonna d'Alviano. Una moglie deve cercare di aiutare il proprio marito. Giusto. Di solito è così. Tra l'incudine e il martello. Ovvero tra francesi e Borgia. Oh, finalmente è giorno! Ok, bisogna uccidere solo il capitano de Borgia. Eccolo lì. Boom. Ok. Dobbiamo incendiare la torre senza uccidere altre persone. Tanto buttarti ti puoi buttare, vero? Esatto. Lì c'è una bandiera che andremo a recuperare. E quindi vuol dire che faremo nostra anche sta zona. Cioè, perfetto. Però mi raccomando, sempre uccidere una persona sola in questa missione. Me l'avete buttata nel culo, perché adesso devo passare lì, ma lì ci sono le milizie. Grazie gioco, grazie. Che mi vuoi sempre bene. Perché adesso mi tocca attraversare il ponte, però il ponte brulica di neanche di soldati, di bruti brulica. Brulica. Guardate che posto di blocco che c'è. Non ci sfuggirai. Devo sfuggire in un modo o nell'altro, per forza. Resta tardi, ma dove? Ecco il nostro sorcio, là! Non puoi sfuggire. Ok, devo passare da dietro, per forza. L'unica soluzione è questa. Addosso! Dove siamo? Dove? La tua morte sarà... Per prima cosa gli mozziamo un che. Ok, ma hanno perso, fantastico. Meglio di così. Per due missioni di fila c'è da uccidere una persona sola, il che beh non è male, eh. E allora incendiamo la torre, signori. Nice. Su 24 punti di osservazione, beh, in confronto ai 73 di Firenze.
Capite anche voi, no? Attenzione perché ho rimosso la bandiera dei Borgia. Attenzione, la devo segnare per forza, se no poi... vado di fuori. Cazzo. L'ho già usato. Nice. Beh, comunque abbiamo conquistato una zona molto importante, di Roma. Voi non ci credete, però... è una zona quasi strategica questa. Però c'è da tornare da Fantasilea adesso. Vi prego, siate civili. Prima però rimuoviamo questo. Ne approfitto anche per prendere un'altra bandiera che adesso vado a segnare. Che a posto. Peccato, con la moglie. Cavallo? Vabbè, me l'ho detto il cavallo. Dovreste passare più tempo. No, me l'ho detto. Sono ancora ricercato. E allora via un altro. Non ti abbassa un cazzo qua, Eccomi qua di ritorno vittorioso, Bartolomeo. Ezio! Abbiamo fatto scappare quei codardi con la coda fra le gambe. Già, proprio così. Ora che i cani del Papa sono in fuga, potrò convincere altri uomini a unirsi a me. Prima però voglio rinforzare i nostri alloggi. Chi se ne occuperà? Io non sono bravo in queste cose. Sei tu quello istruito. Approva tu i piani. Sta bene, ma in cambio voglio conoscere ogni mossa di Cesare e Rodrigo. Puoi farli sorvegliare dai tuoi uomini? Ma certo. Vabbè. Easy peasy. Parliamo con l'architetto, vediamo cosa vuole. Questo. Ristrutturiamo la caserma, che la rifà da zero. Oh, adesso ha più senso. Un buon affare per entrambi. Reddito di Roma aumentato? Non si sa ancora. Non è una vera bellezza? Davvero notevole. Le nostre schiere aumentano ogni giorno. Sono tutti molto competitivi, proprio come piace a me. Come puoi vedere, qui sono indicati i gradi dei guerrieri migliori. Prova le tue abilità e scalerai la lista. Non dovrei trovarmi già in cima. Giovanni sta combattendo di sotto. Se vuoi metterti in mostra, ci sono anche i combattimenti. Ora, se vuoi scusarmi, ho una piccola scommessa in ballo. Dov'è Bartolomeo? Giù, al combattimento. Ha un'idea del mondo così aggressiva, ma la strategia è altrettanto importante. Questi piccioni viaggiatori, per esempio. Tutti quelli... Posta sta donna. ...portano il nome di un importante templare di Roma. Eliminateli e otterrete un risultato maggiore che da una battaglia. Grazie, Madonna. Potete chiedere a Bartolomeo di venire all'isola Tiberina a riferirmi dove si trovano Cesare e Rodrigo. Non dubitatene. E allora ragazzi, cominciano i contratti di assassinio intanto. Venite, amici. Qua c'è una fazione vuota e non andiamo a riempire. Mettiamo i mercenari, va. A posto. Adesso tutto prende forma in questo gioco. Tutto prende forma. E noi, mo, ce ne andiamo.